torbide, eh. Qui passavano 177 fiumi e c'era un pompaggio incredibile. Adesso noi ci serviamo di pompe, vedi, per far trasportare l'acqua, per spingere l'acqua. Ma una volta era tutto un percorso naturale. Tutti quei percorsi sono andati persi. Andati persi. No, anzi, una buona parte è andata persa, ripristinata quest'oggi. Sono queste acque finiscono nel mare, ovviamente. Noi siamo ancora sopra il livello del mare, eh. Anche se siamo scesi di 41 metri sotto Napoli, siamo sempre 8 metri sopra il livello del mare. L'ingresso della Napoli sotterranea si trova a 49-50 metri sopra il livello del mare. Voi sapete che Napoli non è una città piatta, sì, come Milano. Siamo di Napoli, ah, quindi. Ecco. Centro storico poggia su una collina che poi termina verso Capodimonte. Sì. I boschi reali del Capodimonte rappresentano la sommità. Ah, quello è tutto questo percorso di scelta. Infatti i greci hanno trovato questo luogo meno ricco, fertile di tufo, un dosso, ecco, abbastanza lieve per costruire tutta questa città. Napoli. Prima di allora Napoli era solo Partenope, esisteva solo quel piccolo isolotto che poi fu unito. Megalide. Esatto, Megalide, l'odierno Castellellone. Poi fu unito e fu unito alla Neapolis, alla nuova città greca. La chiamano proprio così, nuova città, perché si distingueva dalla Megalide, da quella fortezza edificata, eretta, quel luogo strategico particolare. Siete stati sul Castellellone? Ecco, quella è la prima vera città di Napoli, chiamiamola così, però si chiamava... Signore e signori, il nostro percorso non termina qui, prosegue, non sarà l'ultima vasca che vedremo, seguitemi, perché il nostro percorso è ancora lungo, eccitante, da questa parte. No, avanti. Di là, bello di là. Occhio, mantieniti, perché con queste scarpe scivoli, non c'hai grip. Ecco sul genere, abbiamo. Percorsi fattibili. Una volta che l'acqua superava gli orli, si incanalava dentro dei cunicoli per essere trasportata a chilometri di distanza da qui e per riempire le altre vasche, in modo che tutta la gente di Napoli 2000 anni fa potesse attingere più blocchi e più anfore calando da più pozzi diversi in vasche diverse. La stessa acqua. Luce, signori e signori, ragazzi, secondo tunnel da questa parte.